siamo praticamente ai piedi dell'osservatorio meteorologico del Cimone, è al punto più alto dove si snoda praticamente tutto il comprensorio. Vediamo il cartello che ci indica la possibilità di andare o al Passo del Lupo, o al Lago della Ninfa, o alle Polle o al Cimoncino. Appennino e Alpi in un unico sguardo. Pista assolutamente consigliabile, meno frequentata rispetto a quelle di Passo del Lupo e Lago della Ninfa. Anche il dislivello è importante, difficile ma divertente per chi si vuole mettere alla prova. Specificando che si tratta di una pista dichiaratamente non battuta, adatta a sciatori esperti e dove ognuno si assume la propria responsabilità. Andiamo a vedere le condizioni delle piste del Cimoncino. E qui si apre la panoramica che percorre la strada che porta verso il Cimone. Qui siamo nel tratto del percorso, anche molto bello da consigliare in estate, attraverso la cosiddetta cresta del Gallo che porta sul Cimone, passando e partendo dal Lago della Ninfa. E ci avviamo ad andatura lenta verso la stazione del Cimoncino. Tra pochissimo la pista ricavata dalla strada finirà e ci sarà l'innesto con la pista vera e propria. Dopo circa 2 chilometri percorsi su questa strada, che inverno è una pista da sci di raccordo, entriamo direttamente nella pista che ci porta al Cimoncino oppure anche all'innesto di nuovo con le Polle e il Lago della Ninfa. Adesso andiamo verso il Cimoncino. Spettacolo notevole. Davvero da consigliare, siamo al Cimoncino.
da Cimocino attraverso il raccordo ci rispostiamo verso la vista di Passo del Lupo. Un consiglio, sciare dopo pranzo con queste temperature, se non ci si appesantisce tanto, è veramente vantaggioso, perché le persone praticamente smettono di sciare e ci sono ancora due orette buone per poter godersi tutte le piste di tutte le stazioni in condizioni perfette e soprattutto anche rilassanti, godendo dei raccordi che con questo panorama e con queste condizioni di neve e di freddo è veramente qualcosa di spettacolare. Praticamente siamo solo noi. Sicuramente un limite durante la settimana che abbiamo incontrato anche in questo venerdì, il fatto che diverse piste sono chiuse per l'innevamento artificiale, forse anche in funzione della giornata di sabato e della giornata di domenica del fine settimana, però insomma un po' un limite rispetto anche alle potenzialità che in queste condizioni ci potrebbero essere. Altro piccolo dettaglio che disturba è il fatto che il freddo mantiene molti cannoni anche direttamente sulle piste accesi in funzione anche durante il giorno, e ogni volta maschere e occhiali sono da pulire. Comunque sono diverse le piste chiuse, qui siamo alla partenza proprio del Cimone e abbiamo anche la Beccadella chiusa inspiegabilmente. Si auspica che domani possano essere aperte nella giornata di sabato e domenica, perché le condizioni dopo di traffico sulle piste aperte potrebbe veramente diventare caotica.